Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo dei nuovi trend nella medicina estetica e per farlo siamo in collegamento da Milano con la dottoressa Alessia Glenda Buscarini, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, direttore dell'ambulatorio di medicina estetica e laser terapia The Clinic Milano. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera a voi e grazie per avermi invitata. Grazie a lei, dottoressa. Dottoressa, quali sono gli ultimi trend di medicina e chirurgia estetica per poter ringiovanire? Allora, dobbiamo sottolineare che negli ultimi anni c'è stata un'importante evoluzione non solo nelle tecniche, ma anche nell'approccio della medicina e della chirurgia estetica. Si stanno sempre più consolidando metodiche di ringiovanimento poco invasive, che favoriscono quindi un rapido rientro alle normali attività della vita quotidiana. I vecchi interventi chirurgici come il lifting del viso e del corpo, le liposuzioni, i peeling, le dermoabrasioni della pelle stanno lasciando il posto alla medicina estetica di ultima generazione, con brevi tempi di recupero e ritorno immediato alla vita quotidiana. Perché i pazienti non vogliono più sottoporsi a procedure chirurgiche pesanti per l'organismo con rischi importanti e che dovrebbero essere ripetute ogni 5 anni, anche 10, ma se è possibile vorrebbero comunque ottenere ottimi risultati con filler di ultima generazione, con laser e altre metodiche non invasive. E quindi, dottoressa, quali sono i trattamenti di chirurgia estetica più richiesti? Allora, per poter ringiovanire ma allo stesso tempo mantenere proporzioni e naturalezza, spesso un trattamento isolato non è sufficiente, bisogna intraprendere un vero percorso in cui metodiche complementari lavorano nella stessa direzione. In questo modo il risultato resta stabile per mesi e anche per anni. Ci sono ad esempio ultrasuoni microfocalizzati come Ultera, che agendo proprio sulle fasce del muscolo effettuano un vero e proprio lifting non chirurgico della zona del viso, del collo, del décolleté, del contorno occhi in una sola seduta e con risultati che si mantengono fino a 2 anni. Ci sono filler di ultima generazione cross-linkati che ci permettono di eliminare rughe più o meno profonde, di riempire zone che con l'età hanno perso volume, come ad esempio gli zigomi, le labbra, le palpebre, il contorno occhi, sempre però nel rispetto dell'armonia e delle proporzioni del viso. Ci sono inoltre trattamenti per il corpo come sculpture e onda, che sono adatti per eliminare delle adiposità localizzate, per la cellulite, per dare tono a zone che l'hanno perso, e stanno indubbiamente facendo da padrone perché rinforzano proprio i tessuti grazie a trattamenti indolori che durano anche meno di un'ora. Queste metodiche sono coadiuvate anche da tecnologie laser di ultima generazione che servono sia a ringiovanire la pelle ma anche ad esempio a sciogliere proprio delle adiposità localizzate. E dottoressa, a che età è consigliato sottoporsi a questi interventi di medicina estetica? Allora, non c'è un'età ben precisa, diciamo che per ringiovanire il viso e il corpo è possibile sottoporsi a trattamenti di medicina estetica, ma bisogna farlo nel modo e nel momento giusto. Per esempio, se la situazione di partenza della paziente è un lieve rilassamento della pelle, sarà sbagliato pensare a un intervento chirurgico. Invece, in caso di un invecchiamento importante del viso o del corpo, l'unica soluzione sarà quella chirurgica. La valutazione clinica è molto importante, diciamo che è la parte più importante di tutto il percorso. Se si commettono errori in questa prima fase sarà molto difficile poi recuperare. Ecco perché non è sufficiente rivolgersi ad un medico estetico senza alcuna specializzazione. Bisogna rivolgersi a uno specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica che ha seguito un preciso percorso formativo ed è in grado di indirizzare il paziente verso il miglior protocollo terapeutico possibile, sia esso medico oppure chirurgico. Ricordiamoci sempre che un terzo dei nostri pazienti si rivolgono a noi perché hanno subito interventi o trattamenti di medicina estetica che invece di migliorare la situazione l'hanno comunque peggiorata. Quindi rivolgetevi sempre a uno specialista che sia ben certificato.
possiamo dire tranquillamente che è vero il detto che chi bene inizia è già a metà dell'opera. Dottoressa, e a proposito di questo, qual è la sua Sì. specializzazione? Allora, questa domanda mi fa molto piacere, nel senso che molti mi fanno questa domanda. La mia specialità è capire che cosa possa rendere un viso o un corpo più armonico e più disteso senza trasformarlo, evitando quindi inutili eccessi che non servono assolutamente a nulla. Farò un esempio. Non è detto che un naso piccolo e con la punta all'insù sia un bel naso e che stia bene a tutti. Un bel naso è quel naso, anche se fosse un naso importante, che dia in quel viso luce e armonia agli zigomi, agli occhi, quindi che tutte le componenti del viso siano messe ben in armonia. Motivo per cui ai miei pazienti io dico: non concentriamoci sul viso degli altri, siano anch'essi modelli o attrici considerate universalmente belle, confidiamo che si possa essere sempre più belle e affascinanti affidandoci alle cure di uno specialista che curi le proporzioni e l'armonia e l'equilibrio di un corpo e di un viso. Questo è assolutamente importante. Dottoressa Buscarini, nella sua esperienza lavorativa, sono più gli uomini o le donne che si rivolgono a lei? Allora, la medicina estetica ha un pubblico ancora prevalentemente femminile, anche se comunque la percentuale di uomini che si rivolgono a noi chirurghi plastici sta crescendo anno dopo anno, soprattutto proprio per i trattamenti, non invasivi. Dobbiamo anche dire che gli uomini per natura sono un po' più fifoni delle donne e questo lo sappiamo, quindi temono anche l'aghetto della medicina estetica di più delle donne. Però diciamo che la vanità maschile li fa superare questa paura un po' sciocca, quindi diciamo che essendo ormai tutti i trattamenti quasi completamente indolori e senza lunghi te tempi di ripresa, sempre più uomini comunque si rivolgono a noi. Non soltanto per i trattamenti di medicina estetica come Botox, filler e laser, ma anche trattamenti come ad esempio cicli di epilazione laser e anche di rimozione di tatuaggi, per esempio. Quindi diciamo che se possiamo parlare di percentuali, comunque siamo all'incirca un 70% donne e un 30% uomini e siamo comunque sempre, anno dopo anno, sempre in crescita. Dottoressa Buscarini, è stato un piacere ascoltarla. Io la saluto e la Piacere mio. ringrazio per essere stata con noi oggi. E Grazie a voi. Grazie. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.